E ciao amici di Positano News, oggi siamo all'Incanto Scogliera per un sangria party, un'atmosfera meravigliosa nello scenario suggestivo di Positano. E siamo in compagnia del titolare dell'Incanto a Positano, il signor Lulù. Buonasera, benvenuto su Positano News. Buonasera a tutti. Stasera un aperitivo suggestivo, un sangria party per i suoi ospiti, per i tanti stranieri che ci sono a Positano, ma anche vedo tanti italiani turisti in giro che ci sono. Sì, Positano, devo dire la verità, anche se è il periodo d'agosto, la prevalenza dei turisti sono molti stranieri. Stasera, come potete vedere, ci sono anche tanti locali che hanno apprezzato questo nuovo look della scogliera. E abbiamo rilanciato anche con l'aperitivo, con questo sangria party, e devo dire la verità, si commenta tutto da solo, la gente è contenta e via, andiamo avanti così finché dura. Quindi programmi prossimi, ricordiamolo a casa: ogni domenica ci sarà Marco Rovezzi col DJ set, in settimana stiamo organizzando eventi con sempre DJ, musica live, lounge bar, e poi stiamo progettando di organizzare una serata in onore dei fuochi d'artificio del 15 agosto. Quindi vediamo che cosa organizzare per quella serata, con i tavoli a mare, vedere i fuochi e si va. Bello, complimenti, allora buon lavoro. Andrea McVille. Si sta scatenando stasera. Sì, è bellissimo l'aperitivo alla scogliera, veramente favoloso. Ma qual è la tua musica preferita? Delle canzoni che... Stava benissimo, poi il live è favoloso, quando si canta. Bene, allora balliamo, dai, balla. Che caldo. Beh, ora abbiamo iniziato di martedì, però poi saremo presenti tutte le domeniche qui ad agosto, quindi questo è solo un assaggio di quello che sarà tutto il mese di agosto, tutta l'estate. Bene, allora tutti qui all'Incanto di Positano. Una location splendida, picco sul mare, bella gente, belle donne, bello tutto insomma. Anche per gli uomini, diciamo. Vabbè, anche per gli uomini. No, perché dopo le donne non vengono. Anche per gli uomini sicuramente, voglio dire, però vedo molte belle donne. Vabbè, certo, perché tu sei uomo, quindi. Certo. Ciao allora. In bocca al lupo a tutti e ci vediamo domenica prossima. Hello. What's your name? My name's Julia. Where are you from? I'm from Sydney. What do you do about Positano and what do you do about this night, fantastic night? What do I like about it? Oh, I love it here. I love the music. It's so beautiful and it's such a good bar. And how long to stay in here? I leave on Saturday, so I think 5 nights. Okay, yeah. Enjoy your holiday in Positano. Thank you. Bye bye. E siamo con una bella comitiva di ragazzi che si stanno divertendo. Come ti chiami? Fabrizio. Come va questa serata, questo tramonto a Positano? Benissimo, benissimo. Ci stiamo divertendo tantissimo. E invito tutti i positanesi a raggiungerci qua.
Ma voi siete di Positano? No, io sono di Roma. Poi i miei amici alcuni di Napoli, altri di Roma. Però veniamo qui tutti gli anni. Era una coppia di fidanzati, Positano è romantica? Ovvio. Dio, cosa che hai fatto, ragazzo, dai. No, è pubblico, no. No, io sei fatta rossa. Di qualcosa di carino la tua ragazza in una location così romantica come Positano. Beh, che quando sto con lei davanti a un tramonto, cioè la cosa più bella, è la cosa più bella che possa fare. E questa sera con noi anche il sindaco di Positano, Michele De Lucia, benvenuto. Buonasera a Positano News, che vedo che è sempre presente come il sindaco. Sì, stasera veramente una serata speciale, un tramonto, devo essere precisa, speciale, un sangria party che potrebbe essere un'idea anche per un evento ancora più grande da coinvolgere persone, non solo ragazzi ma anche persone un po' più adulte. Sì, sicuramente è un'ottima trovata, gli amici dell'Incanto veramente hanno fatto una cosa eccezionale, splendida, oltre al posto che straordinario, il tramonto che lo è altrettanto, ma hanno veramente fatto un qualcosa che ci mancava a Positano e che ci voleva. Bene, quindi invitiamo tutti, stranieri e non, a venire a Positano, in questa bellissima città, e alla scogliera, all'Incanto, a Sangria Party della domenica. Li invitiamo a venire a Positano perché è sempre uno, certo, splendore. Poi questo posto è ancora di più, ma diciamo che Positano, eh, poi dal mattino alla sera si può vivere in modo veramente bello e c'è tanto da fare. Come sono stati quest'anno gli incrementi dei turisti? Ah, questa è un'annata eccezionale, record. Noi già l'anno scorso parlavamo di una estate particolarmente piena per sia le nostre strutture sia in generale per il turismo. Quest'anno siamo andati oltre, devo dire bene così, sempre meglio Positano. Noi da parte nostra ci impegniamo a tenere sempre alto con attività e con manifestazioni di alto pregio e ci auguriamo sempre il meglio per la nostra Positano. Bene, allora buona serata e buon lavoro. Buona serata a voi e grazie di essere sempre presenti.